Buongiorno e bentrovati da parte di Simone Fiorelli e Live Sport Academy, girone D della rete Oro Cup, in scena questa mattina a sfidarsi Totti Social School contro One Football Friends, formazioni che hanno raggiunto il cerchio del centrocampo. Rapido saluto e poi si incomincia. Primo possesso che sarà affidato alla Totti Soccer School, che muoverà il pallone nella prima metà di gara da sinistra verso destra, da destra verso sinistra invece Loney. Corner, altro giro dalla bandierina, cross profondo in zona secondo palo, dove arriva la testa di Lizzardi sul fondo. Ci prova Loney, pallone disegnato sulla sinistra, uno sprint, poi il tiro, blocca il portiere. Bastide le proprie trame offensive, come in questo caso con il suggerimento sulla destra, suggerimento che però non passa per la buona chiusura della Totti, che riesce adesso anche a partire in contropiede. Capriotti ostacolato, la perde, ripartenza per Lone, dai e vai con la chiusura di Broggi, che arriva con i giusti tempi. Capriotti spalla la porta, deve lavorare, sbaglia lasciando lì il pallone, conclusione dalla distanza. Bonini alza sopra la traversa, è libero, allora Cifani deve aspettare, ma Cifani ha preso decisamente troppo campo, direttore di gara che ravvisa la giusta posizione al numero 7, che adesso batte, gestisce dal basso la Totti con Proietti, poi Cifani manda su il pallone sporcato, Rizzardi a campo per andare, Rizzardi lato corto dell'area, prova la conclusione, scende a terra Ferrari e blocca corridoio di sinistra, bravo però Rizzardi, iniziativa pochi istanti fa, ancora Rizzardi con il destro ed un gol da cineteca, quello trovato dal numero 14 che con l'esterno del piede destro la mette sotto l'incrocio, è 1-0 Totti Soccer School con il numero 14 Rizzardi. Messa per la Totti con Rizzardi che ci prova ancora dalla distanza, risponde Ferrari. Ferrari fin qui quando ha potuto ha sempre risposto in maniera attenta, in maniera giusta sulle conclusioni della Totti Soccer, conclusione quella di Rizzardi dell'1-0 davvero imparabile, con la conclusione arrivata dal lato corto dell'area di sinistro, mezzo esterno che andava a depositarsi sotto l'incrocio sul lato opposto. Ferrari in quell'occasione nulla poteva se non guardare, attenzione però perché la Totti ora deve difendersi con Allone che va per la conclusione, pallone alto. Bonini ha già ripreso il gioco, Broggi manda la solita corrente Rizzardi che poi riesce a verticalizzare in avanti, dove si fa vedere Caputo che mette al centro, pallone che scorre, non arriva però nessuno per la conclusione. Nel frattempo cross che diventa un tiro, quello di Cifani, e c'è il gol del 2-0. Cifani con il destro fa più 2 per la Totti. Giro dalla bandierina allora in favore dell'Oney. Siamo quasi nella corsa del 21esimo minuto di gara, pallone allontanato dalla Totti, poi altra conclusione che trova la via della rete, accorcia le distanze. Loney è 2-1. E allora accorcia le distanze Rufena. Gol del 2-1 per Loney. Iniziava la sua sfida con effettivamente poi, se non andiamo errati, il primo tiro di gara. Primo tiro nello specchio di porta quantomeno, che ha trovato subito la via della rete, gran giocata di Rufena che non ci ha pensato un attimo, ha concluso con il destro, pallone che ha trovato la via del gol. E dunque quando ci avviciniamo allo scadere del primo tempo, 22 minuti sul cronometro, è 2-1 adesso il punteggio con la Totti che però ci prova qui Broggi di testa, risponde Ferrari. Fieni Valentino in buca di prima, portato su dalla Totti adesso con Caputo. Caputo si gira fronte porta, se ne va al primo avversario, poi mette la cross a basso, deviazione e autorete che vale il 3-1 per la Totti. Sore, deviazione che comunque sembrava inevitabile per trovare il gol del 3-1, e nel frattempo arriva anche il 4-1 con Caputo.
che approfitta di un'incertezza difensiva e mette alle spalle di Ferrari. E dunque parte il secondo tempo, 4-1 il punteggio al termine dei primi 25 minuti di gara, con la Totti adesso a provarci subito, Caputo dalla distanza, Ferrari con la mano di richiamo mette sopra la traversa. Entrambe, madonna, tutte e quattro le reti della Totti, anche quella dell'Oni arrivata nel corso del primo tempo di gara. Cifani, Totti, spalla alla porta, trova un'imbucata sulla destra dove poi arriva il tiro di Dante, incrociato, fuori. Sinallone, lato corto dell'area di sinistra, riesce in qualche modo Spirchio a chiudere e a blindare la porta. Il secondo. Di Meo, Caputo, chiuso, prova a risalire la corrente Lone e qui con la gestione perfetta per vie centrali, poi ancora un pallone messo sul corridoio di destra da dove arriva il cross in zona secondo palo, conclusione alta ma che azione portata in avanti da Lone, punizione in favore dell'Lone, due uomini voluti in barriera da Spirchio. Fischia l'arbitro, arriva il cross, dove ci mette il fisico Rizzardi, ripartenza Totti Soggiar con Dante, primo controllo perfetto per il numero 6 che poi non riesce ad allargare per Ferrucci, ancora One qui, gran giocata dove però arriva nuovamente Dante, Rizzardi da fuori, Ferrari in due tempi. Dante, anzi Ferrucci, aveva accomodato a terra, pallone riconquistato però Dallone che adesso può galleggiare in zona tre quarti, riconquistato la sfera da Totti Soccer che punta verso la porta con numero 15 Seminara, Seminara fino in fondo mette il cross poi Rizzardi in aria, conclusione con il destro Dante e Ferrari ad allontanare il calcio d'angolo. E dunque calcio di rigore per l'One Football Friends. Sono quasi 47 minuti sul cronometro. Fischia l'arbitro. Portiere da una parte, fallo dall'altra ed è 4-2. Totti che ovviamente si prende tutta la calma del mondo per andare alla rimessa. Pallone ora ripreso con il servizio in area della Totti Soccer. Spirito ci mette i guantoni e blocca e poi fa ripartire per Brogi che suggerisce a destra dove c'è Dante, direttore di gara che ha portato il fischietto alla bocca. Vediamo se arriva adesso il triplice fischio. Sì, si chiude qui Totti Soccer contro One Football Friends. Risultato finale di 4-2.